0961, mobilità del personale delle forze dell'ordine. Avverto che la pubblicità dei lavori verrà assicurata attraverso la trasmissione sul circuito audiovisivo interno, nonché sul canale satellitare, sulla web TV e sul canale YouTube del Senato. Ricordo che sono stati previsti circa 10 minuti per ciascun audito, oltre a ulteriori 10 minuti per l'intervento dei colleghi che potranno porre quesiti e osservazioni e poi ovviamente per le successive risposte tutte insieme. Comunque la Presidenza si riserva in ogni caso la facoltà di modulare i tempi degli interventi perché abbiamo 3 auditi e alle 10 abbiamo aula. Quindi pregherei rispetto dei tempi. Allora, cominciamo, come abbiamo detto, con il dottor Fabrizio Locurcio in rappresentanza della Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, CONSAP, che è qui accanto a me e al quale do immediatamente la parola. Prego, dottore. Buongiorno a tutti. Io oggi sono qui in una duplice veste, perché non rappresento solo il sindacato di polizia, ma sono uno dei conduttori che beneficiario di questi alloggi. Credo sia uno dei casi più noti a Roma, forse ormai in Italia, lo sfratto a 48 famiglie a Collina delle Muse, dove dopo un bando di concorso alla prefettura, quindi risale al 2004, abbiamo avuto queste case di edilizia residenziale pubblica assegnate con dei criteri prestabiliti, come previsto per l'edilizia agevolata, quindi parliamo di edilizia ERP, e dopo 18 anni di locazione siamo stati tutti sottoposti a rilascio forzoso, quindi abbiamo tutti sentenza di sfratto esecutivo. Questi alloggi, come voi ben sapete, sono costruiti e finanziati con contributi pubblici, quindi la società costruttrice ha preso 1.123.000 euro, praticamente parliamo di 30.000 euro ad alloggio, costruito interamente con questi soldi. Il resto è proprietà superficiaria, ovvero la società costruttrice ha la proprietà superficiale. Il terreno è stato assegnato dal Comune di Roma, quindi il proprietario di fatto è il Comune di Roma. Noi ad oggi non abbiamo avuto nessun tipo di intervento, nonostante siano sottoposte quindi al controllo da parte della Regione e la proprietà, come abbiamo detto, è del Comune. Siamo lasciati alla decisione di un privato, che è il soggetto attuatore. Ricordiamo che viene definito erroneamente proprietario. La proprietà è del Comune. È il soggetto attuatore che ha consentito di assegnare queste case. E chiaramente i benefici sono diversi, perché non parliamo solo di un contributo pubblico, ma di aver trasformato un terreno agricolo in terreno edificabile proprio grazie a questa legge, la 203 del 91. Ci sono già delle norme antispeculazione nelle singole regioni, una è stata fatta adesso dalla Regione Puglia, perché sapete che c'è la competenza urbanistica e regionale anche. Il caso nostro invece purtroppo no, non c'è questa possibilità, ovvero dopo concedere la prelazione, c'è stata concessa, la prelazione diciamo che sapete tutti che è per legge, quindi noi già avevamo la prelazione, è stata concessa comunque da una legge, la 170, che ha previsto, 2023, che ha previsto anche un anno di proroga contrattuale, quindi la proroga era ope legis. Noi, i giudici, ci hanno condannato al rilascio, allo sfratto, quindi ci hanno condannato allo sfratto con la condanna alle spese legali, quindi ulteriori spese, e abbiamo comunque lo sfratto, non c'è stato nessun rinnovo contrattuale. Quindi anche qui sta condotta è inspiegabile, comunque abbiamo avuto anche questo. E adesso noi confidiamo moltissimo in questa possibilità di riscatto. Ripeto che il riscatto per l'edilizia pubblica, perché il fine è pubblico, cioè concedere dei finanziamenti per costruire a un privato, è chiaro che ci devono essere sottese delle esigenze di natura pubblica. È ovvio che sono stati dati per le esigenze abitative, per l'emergenza abitativa,
perché il soggetto che beneficia di queste norme non può accedere al libero mercato delle abitazioni. Quindi ha dei requisiti specifici di legge, tra i quali, voi sapete, non puoi avere una casa nel comune di residenza, devi avere un reddito basso. Noi i requisiti li avevamo tutti, ma veniamo sfrattati tutti quanti. Dopo 18 anni, e già due norme prevedevano il riscatto, ci sono norme proprio, si chiamano, non lo dico che è una speculazione da parte del costruttore, ma si chiamano norme antispeculazione fatte apposta. C'era anche un decreto ministeriale del 2017, il 23 giugno, che prevedeva il riscatto dopo solo 12 anni. Quindi noi purtroppo dopo 18 anni non siamo riusciti a riscattare. Siamo tutti purtroppo in balia della società che farà anche il suo interesse, per carità, però insomma permettetemi questo paragone paradossale, ma insomma se si vuole vendere la Fontana di Trevi e si consente di venderla, è chiaro che poi non ci possiamo meravigliare se arriva qualcuno e dice no, per vedere la fontana bisogna pagare il biglietto. Io ho fatto questo paragone, ma sta accadendo lo stesso, sta accadendo la stessa cosa. Sono case di edilizia pubblica che vengono gestite in autonomia dal privato. È una cosa che non sapete, è che chi ha dovuto lasciare questo immobile, tante famiglie disperate, hanno avuto... questi immobili svuotati sono stati riaffittati da un immobiliare. Ecco, io poi se volete vi lascio la documentazione. Quindi un immobiliare ha messo in locazione, violando anche la norma sul contratto, la legge 392 del 78, che prevede specificatamente che ci devono essere delle motivazioni per qualsiasi tipo di contratto, sia il libero mercato, quindi edilizia pubblica a maggior ragione. Non si può liberare un immobile dopo 20 anni per dare in locazione a chiunque legga un annuncio a un immobiliare. Quindi, più vessati di questo si chiama un atto di inaudita violenza. Nel 2024 questo è un atto di inaudita violenza. Consentire tutto questo. E non so che altro dire. Se avete delle domande, io, se no, ci sono state 12 interrogazioni parlamentari, maggioranza, opposizione, diverse ne ha fatte anche il senatore De Priamo, che conosce tutta la vicenda. E si parlava di nominare un commissario straordinario, si parlava di commissariare questa società. Si parlava di retrocedere il diritto di ritirare la concessione edilizia, rifar tornare la proprietà nella disponibilità del comune. Non è stato fatto nulla, si continua ad agire in questo modo e quindi il prefetto non ha dichiarato l'emergenza abitativa, nonostante ci siano 40 famiglie sotto sfratto a breve. Non c'è nessuna dichiarazione di emergenza abitativa, quindi queste famiglie che non possono avere un'altra abitazione, perché se un soggetto, una famiglia ha un'altra abitazione, perderebbe questa assegnata. Quindi nessuno di noi ha una casa alternativa, dove uno dice vabbè, lei se ne poteva andare. Noi abbiamo avuto tre tipi di trattative, tutte terminate senza esito, cioè sembrava che volessero vendercela. Noi chiediamo di comprare queste case, stiamo chiedendo di comprarle, solo che al prezzo di legge c'è un prezzo di massimo di cessione stabilito dalla norma, perché sono scarse, esatto, e purtroppo non è possibile, non ce le vogliono vendere. Ho capito, va bene, ci sono colleghi che vogliono chiedere, fare domande? Prego, senatore De Priamo. Sì, dicevo, l'audito anche per i colleghi ha ovviamente spesso, diciamo, raccontato la storia di Collina delle Muse a Roma, ma l'intervento legislativo in realtà si rende necessario per tante altre situazioni. Infatti
Devo dire che la sola presentazione di questo disegno di legge poi ha portato una serie di comunicazioni di molte realtà di cooperative o comunque realtà delle forze dell'ordine che avevano avuto delle assegnazioni e che vedono in questa proposta una speranza perché appunto di fatto non è stata riconosciuta loro un'attenzione particolare che considerando anche il ruolo e quello che fanno, delicato insomma, dal punto di vista sociale, sempre più peculiare delle forze dell'ordine nei centri urbani, è assolutamente necessario fare un intervento anche rispetto alla problematica alloggiativa che quindi con questo intervento si vuole proporre. Quindi la domanda, che più che una domanda, insomma, chiederei appunto di evidenziare come ad oggi appunto non ci sia stata la possibilità di avvalersi di una normativa adeguata per avere poter esercitare una prelazione in modalità diciamo, sostenibile per queste famiglie e quindi diciamo, avere diritto ad un riscatto dell'alloggio, che poi è sostanzialmente quello che viene chiesto. Quindi ecco, chiarire meglio questo aspetto. Le famiglie ad oggi, quindi nel caso specifico in questione, sono tutte sottoposte a procedure quindi di sfratto. Ci sono altri? No, ora se non ci sono altri, Sì, prego. Presidente, se possibile. Ah, prego, Sì. senatrice Musolino. Dunque, le chiedo un chiarimento. Questi alloggi sono stati costruiti con l'edilizia quindi popolare e convenzionata, giusto? C'è la questione della proprietà, del diritto di superficie e dell'assegnazione dell'alloggio ai beneficiari. Poi il problema quindi sarebbe che al momento in cui voi avete chiesto il riscatto e quindi di poter prendere la proprietà e quindi riscattare la superficie, ne è proprietario il Comune di Roma o la società? La società. E la società invece che voler applicare il prezzo che per legge sull'edilizia convenzionale e popolare si dovrebbe applicare, vuole applicare il valore commerciale. Ho capito bene? Sul riscatto? Sì, grazie. Perché un po' l'ho seguita anche nel mio comune questa cosa come assessore, quindi è un... Se non ci sono altri, Grazie. ecco, allora sentiamo, dottore, prego, dia i chiarimenti richiesti, grazie. Rispondo prima alla senatrice perché è un po' più articolata la risposta, allora poi le spiego. Noi abbiamo tentato una trattativa, le assegnazioni sono del 2006, parliamo di edilizia agevolata e non sovvenzionata. La sovvenzionata è quella finanziata totalmente dallo Stato, quindi parliamo di ATER. La agevolata è quella che è finanziata in parte sul terreno pubblico, con tutti gli oneri concessori azzerati, mutuo fondiario azzerato, praticamente a costo zero. Premettendo che la società ha avuto un terreno di una vastità, praticamente ha costruito un quartiere intero, 600 appartamenti al libero mercato, 600 appartamenti, ha costruito centri commerciali, negozi, beneficia anche delle locazioni di queste cose. Quindi le case oggetto dell'edilizia agevolata sono solo 54, quindi parliamo di un'entità minima rispetto al volume di affari sia economici che da un punto di vista edile che hanno creato in questa zona. Abbiamo tentato, ecco, ora rispondo alla domanda, che ho dovuto fare una piccola premessa. Abbiamo tentato dall'inizio di acquistare, io poi se volete questi documenti ve li lascio. Ormai in tutta Italia ci sono questi problemi. Guardate che a Ostuni, problema analogo, il costruttore ha affittato come bed and breakfast le case liberate, costruite per la legge 203. Quindi hanno mandato via le famiglie delle forze dell'ordine per affittare turisti stranieri. Va bene. Allora, questa è la relazione del geometra Antonio Bucci, geometra fiduciario della società, 15 febbraio 2010, in cui fa una relazione del valore di questi immobili a fronte del prezzo di cessione, quindi di legge, perché c'è il contributo pubblico, di 147.000 euro, 167 e 130, sono tre tipologie di grandezza, chiedevano, cioè parliamo, non che chiedevano, potrei essere soggetto a querela,
diciamo, loro stimano un valore commerciale di 372.000 euro, quindi parliamo più del doppio, 365. Quindi assolutamente non è un problema di riscatto, cioè non la voglio vendere perché mi stai antipatico, perché la stima è di 370.000 euro, il prezzo massimo di legge di cessione è meno della metà. Il costruttore fa il suo lavoro, per questo vi ho fatto l'esempio della Fontana di Trevi, perché è calzante per far comprendere che cosa sta succedendo. Riguardo al fatto, poi abbiamo anche una mail, perché le trattative, una l'ha condotta il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti, che adesso è un consigliere nazionale forense, al quale era stato assicurato, pensate, solo 6 mesi prima della scadenza del contratto, che erano interessati all'acquisto, cioè che erano interessati alla vendita, scusate, e lo hanno messo per iscritto. Ci hanno fatto arrivare alla scadenza contrattuale, ci hanno mandato una PEC il 13 ottobre, ci hanno detto non siamo interessati, riconsegnate le chiavi di casa. Ora voi immaginate di, dopo 18 anni, lasciare un'abitazione, una famiglia con i bambini, con gli asili, con tutto quanto. Loro ci hanno fatto, quindi noi riteniamo che questa sia stata un po' strumentale questa volta. Poi abbiamo un'altra mail del 2 maggio 2018 in cui loro ancora dicevano sì, vogliamo vendere. Questo lo sto spiegando perché uno potrebbe chiedersi, ma se questa società non voleva vendere gli immobili, perché siete rimasti 18 anni? Ecco, io sto cercando di dare una spiegazione anche, questa è una spiegazione che riguarda un po' tutta Italia, perché ci sono casi dappertutto. A Ponte Galeria, stesso identica situazione, il costruttore è stato sottoposto, è stato chiamato dalla regione, è stato chiamato dalle autorità e è stato obbligato a mandare la lettera per vendere le case. In questo caso non, nulla, niente, il costruttore continua a sfrattarci. Ora, se mi consentite, rispondo al senatore De Priamo. Ora, quello che sto per dire, spero che sarà oggetto di sindacato ispettivo da parte vostra, perché è molto grave. Noi abbiamo tutti il contratto scaduto con lo sfratto. Se voi poi leggete, io ve lo lascio, qui c'è un articolo che dice che in uno degli appartamenti per cui è previsto lo sfratto abiti anche il fratello del questore di Roma. Quindi prendete atto di quanto vi sto dicendo. Non lo dico io, lo sto leggendo. È uscito un articolo su un'agenzia nazionale. Chissà se anche a lui ha avuto lo sfratto. L'unico che non ha avuto lo sfratto è questo personaggio. E ora voi dovete chiedervi. Ora, quello che io vi chiedo, poi sarò vessato a vita perché io lavoro al Ministero dell'Interno, quindi sappiate anche questo, mi sto esponendo in modo pesante, però io ho una bambina a casa, quindi sono costretto anche, e ho anche una cultura di base alle spalle che non mi consente di fare finta di niente. E l'unico che non ha avuto lo sfratto è questa persona e ha avuto un rinnovo contrattuale. Ora vi dovete chiedere come mai, o forse rilevare, la gravità, l'enormità del conflitto di interessi che c'è tra l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, che deve concedere la forza pubblica per cacciare 45 famiglie da casa, quando il fratello abita al civico 23, io abito al 37 e gli altri tutti attaccati, non ha avuto nessun tipo di azione di rilascio. E dovrà decidere sul rilascio da parte dei suoi colleghi. Io almeno vi chiedo di cooptare o obbligare ad astenersi almeno per questa decisione, perché assolutamente non può l'attuale questore di Roma concedere la forza pubblica per sfrattare le famiglie quando il fratello abita da noi. Ecco, questo vi chiedo intanto almeno di fare questo, perché è di nominare un questore di un'altra regione affinché prenda in esame questa situazione, perché purtroppo noi abbiamo tutti lo sfratto esecutivo e è il questore di Roma che concede la forza pubblica, lo sapete, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Quindi questo per noi è fondamentale, perché nel momento in cui
noi ci troveremo davanti allo sfratto e lo sfratto sarà già deciso. Quindi. Il giudice che decide dell'esecuzione che decide. Sì, però Presidente, la forza pubblica la concede il questore. Su ordine del giudice dell'esecuzione. Però noi abbiamo questa situazione. Vabbè, la situazione è a prescindere dal. Sì. Che noi non abbiamo purtroppo. Va bene, io ringrazio il dottor Locurcio per averci esposto anche questa situazione particolarmente difficile, insomma, ecco. E quindi spero che i colleghi, bisogna aver capito, il senatore Priamo ha già fatto interrogazioni in merito, insomma, spero che tutti i colleghi possano interessarsi alla vicenda. Però sì, sì. Siccome siamo qui in audizione su un disegno di legge, chiaramente dobbiamo immaginare anche un intervento legislativo che possa consentire di sanare eventualmente anche queste cose, queste vicende che lasciano ovviamente molto perplessi e credo lasciano tutti l'amaro in bocca. Purtroppo, Presidente, noi abbiamo dei disabili al 100% sfrattati. Va bene, io la ringrazio ovviamente, la prego di rimanere con noi se crede e dobbiamo però proseguire con il colonnello Antonello Arabia, Presidente del Sindacato Unico dei Militari, che vedo collegato. Ecco, Presidente, buongiorno, anche per lei le regole sono 10 minuti per esprimere le sue valutazioni su questo disegno di legge, poi i colleghi se vorranno le faranno delle domande, lei avrà alcuni minuti per una sintetica risposta, insomma affinché la sua audizione venga contenuta nei 20 minuti perché poi alle 10 abbiamo aula. Prego colonnello, mi sente? Sì, la sento, non so se voi mi sentite. Benissimo, quindi 10 minuti anche per lei, prego. Oh, grazie. Sarò breve perché quanto raccontato dal dottor Locurcio, effettivamente, come ha detto giustamente lei, lascia un po' l'amaro in bocca, cioè vedere dei servitori dello Stato essere trattati in questo modo. Innanzitutto buongiorno a lei Presidente, buongiorno alle senatrici e ai senatori presenti oggi, a nome degli iscritti del nostro Sindacato Unico dei Militari, vi ringraziamo per questa opportunità offerta oggi di poter essere sentiti su un tema specifico che riguarda appunto questa spiacevole situazione che il dottor Locurcio ci ha presentato, ma che riguarda altre situazioni sul territorio nazionale e che sinteticamente ci darà la possibilità di poter intervenire anche da parte nostra come associazione sindacale militare sul ben più vasto argomento che riguarda gli alloggi di servizio. Dicevo che per quanto riguarda il provvedimento, alla luce di quanto emerso in sede di audizione da parte del dottor Locurcio, al quale va la nostra solidarietà piena come Sindacato Unico dei Militari, perché, ripeto, per noi è impensabile che ci siano 40 famiglie che hanno ricevuto un ordine di sfratto esecutivo anche con la presenza di disabili e non ci sia l'intervento da parte dell'amministrazione, delle nostre istituzioni a salvaguardare questo personale. Quindi massima solidarietà e massimo impegno a sostenervi in questa azione per evitare questa situazione spiacevolissima per voi e per le vostre famiglie. Quindi per quanto riguarda il provvedimento oggi in esame, noi non possiamo che essere concordi a che la parte politica possa trovare e sanare una situazione così incancrenita a livello nazionale e a livello locale, affinché queste persone possano vivere in maniera insomma, serena ed equilibrata un'attività di servizio e possano vivere in maniera serena anche con le proprie famiglie, perché è assolutamente disdicevole che ci siano delle persone che siano impegnate a svolgere attività di servizio d'ordine pubblico, mi sembra capire che sono persone attualmente in servizio, e che si ritrovino a essere trattati come delle persone che occupano abusivamente degli alloggi che sono stati costruiti per degli scopi istituzionali che risalgono agli anni 90 ma che sono ancora attuali, perché quello che
l'azione di contrasto alla criminalità organizzata è quella che viene condotta quotidianamente dalle nostre forze dell'ordine, con il concorso anche da parte delle forze armate, con l'operazione Strade Sicure. E quindi, ripeto, da parte nostra c'è la massima solidarietà, il massimo supporto a quanto a livello politico, a livello normativo, si sta cercando di fare per sanare questa situazione. Mi permetto solamente di aggiungere qualcosa che riguarda, quindi rilancio, che questa l'occasione mi è propizia per poter rilanciare con una richiesta di sensibilizzazione ai senatori e senatrici presenti su quello che è il tema degli alloggi di servizio del personale militare. Noi, da questo punto di vista, siamo pronti a fornire anche uno studio che vada a evidenziare quelle che sono le criticità riguardanti questi alloggi. Solamente qualche dato. Su 16.000 alloggi, più o meno delle tre forze armate, quindi parliamo di aeronautica, marina ed esercito, ne esistono circa 4.000 che oggi vengono occupate sine titolo, quindi da personale che non ha più diritto perché non più in servizio, quindi non ha niente a che vedere con il caso che noi stiamo esaminando oggi, e ce ne stanno circa altrettanto che sono in attesa di essere, diciamo, manutenzionati ed essere riassegnati al nostro personale. Quindi su un patrimonio alloggiativo di circa 16.000 unità, noi abbiamo circa il 50% oggi non disponibile. Quindi questo ha chiaramente un aggravio sostanziale nei confronti di quelle che sono le categorie economicamente più deboli del nostro personale, quindi parliamo di marescialli, dei nostri sergenti, dei nostri graduati, che in quello che sono le procedure per l'assegnazione dell'alloggio vengono un po' penalizzati rispetto alla categoria che io rappresento, che è quella degli ufficiali, per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi all'incarico. Quindi questa è, diciamo, un'occasione per noi importante per richiedere anche un intervento delle commissioni del Senato e della Camera per intervenire in questo importante argomento che ha dei riflessi su quella che è la vita quotidiana dei nostri colleghi e delle loro rispettive famiglie. Quindi, riprendendo comunque quanto detto oggi, noi confermiamo il nostro parere favorevole al disegno di legge che è in esame oggi in prima commissione. Grazie ancora, Presidente, e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie a lei anche per i tempi e che ci consentono ovviamente di avere più tempo a disposizione per le domande, se qualche collega ha delle domande da fare. Direi che la questione è stata chiarita in modo molto efficace. Allora, se nessuno ha domande, direi che l'unica domanda da fare è: in quanto tempo pensiamo di approvare questa legge, vista la situazione? Mi sembra che sia particolarmente urgente. Ecco. Allora a questo punto passiamo oltre. Colonnello, resti pure collegato, se le fa piacere, Sì, perché grazie. abbiamo ancora la dottoressa Michela Pascali, segretaria del SILP CGIL, in presenza. Dottore, spenga il microfono così può prendere la parola la dottoressa. Ecco, anche per Ok. lei 10 minuti, poi vediamo le domande se ci sono. Prego. Intanto buongiorno a lei, Presidente, a voi tutte e tutti. Ovviamente rispetto al disegno di legge è inutile aggiungere altro a quanto detto dal dottor Locurcio qui accanto a me. Il punto è, anche noi vorremmo sottolineare il tema degli alloggi e non solo delle agevolazioni abitative necessarie, anzi andrebbero implementate al di là di questo disegno di legge. Ma noi vorremmo proprio porre il tema degli alloggi, anche quelli di servizio, anche in prima assegnazione. Questo è un tema che dovrebbe interessare molto, che riguarda e attiene alla tenuta della sicurezza in maniera forte, perché noi abbiamo una situazione che sta implodendo, per la quale nel momento in cui i colleghi, le colleghe, corsisti di primo livello che escono dai corsi e dalle scuole di polizia, peraltro insufficienti, a formare il personale necessario per il turnover, noi stiamo andando sempre a diminuire nei numeri e
di conseguenza da aumentare anche nelle accessorie per poter sopperire a quelli che sono tutti i turni di servizio e tutti i servizi di ordine pubblico e di tenuta della sicurezza pubblica. Perché è importante tener conto degli alloggi anche in prima assegnazione? Qui a Roma ne abbiamo un esempio. Il questore paga l'affitto di alberghi per permettere ai giovani allievi, alle giovani allieve di stare qui laddove gli sarebbe spettante, cioè gli spetta l'alloggio di servizio determinato dal fatto che peraltro sono ancora in un periodo di prova nei primi mesi di assegnazione. Questo con tutti i disagi che ne conseguono, economici per la spesa pubblica, ma anche per i disagi che ne conseguono per i colleghi e le colleghe, che non hanno modo di avere aree benessere, che non hanno modo di avere spazi nei quali ritrovarsi, che si ritrovano in camere d'albergo di fatto fredde, semmai anche più fornite di quelli che sono gli alloggi che ci ritroviamo. Guardate, a Firenze sono anni che si dice che i poliziotti e le poliziotte sarebbero state mandate via e finalmente si sarebbe trovata una nuova situazione alloggiativa da quel cosiddetto magnifico in Viale Gori 60. È una struttura veramente fatiscente, dove ci sono dei periodi in cui gira la salmonella, dei periodi in cui frequenti, dei periodi in cui addirittura dalle pareti arriva materiale liquefatto, non dico di cosa. E in quei locali non solo i colleghi e le colleghe vivono, ma in quei locali i cittadini e le cittadine vengono perché c'è un commissariato a chiedere il porto d'armi, il passaporto. Sono uffici anche aperti al pubblico. E non credo questo, come dire, faccia bene alla sicurezza, perché la sicurezza deve anche parlare attraverso spazi sicuri. Spazi sicuri che non abbiamo. Io ho fatto solo due esempi, ma questo è il tema che riguarda tutto il territorio nazionale. Questo è un tema che fa sì che, come dire, per noi stia diventando sempre più importante parlare di benessere organizzativo che parte anche da politiche abitative dirimenti e che siano contestuali a quella che è la bisogna. Il nostro stipendio è lì. I prezzi di alcune città dove i colleghi e le colleghe vengono mandati, Firenze, Milano, salgono alle stelle, cioè sono saliti alle stelle e stanno salendo sempre più alle stelle, per un discorso di agevolare il turismo, come veniva detto prima, perché è più facile fare l'affitto di locazione mordi e fuggi, perché ci si guadagna di più. Questo a danno e a scapito del personale delle forze di polizia. Il rischio è, parlavo di tenuta della sicurezza, ma non solo, proprio di un discorso di benessere organizzativo e di benessere del personale. Ci sono tante richieste dal mondo politico, ci vengono a chiedere che cosa sta succedendo, tanto interesse sul tema dei suicidi. Ecco, questo è uno degli aspetti. Sappiamo che il disegno di legge in questione va a risolvere, forse, speriamo, e in tempi brevi, uno dei tanti problemi che riguardano la situazione alloggiativa. Ma vi assicuro che è uno. Dietro al mondo e a ciò che sta, rispetto alla possibilità di chi come noi fa questo mestiere, con quegli stipendi e con aumenti che lo sentite, lo sapete, lo state praticando voi stessi, visto che insomma fate parte di chi in questo momento in qualche modo, sia in maggioranza che in opposizione, sta comunque seguendo il nostro contratto, che non andrà neanche a toccare minimamente, a sfiorare il livello inflattivo, anzi ci tiene sotto. E di parecchio. Noi abbiamo situazioni di colleghi che scelgono di andare all'età di 50 anni, di 55 anni, cioè a poco dalla pensione, presso i reparti inquadrati, cosiddetti reparti mobili, a fare ordine pubblico perché lì possono, potrebbero guadagnare di più.
con una situazione che anche questa pone un tema importante di sicurezza per gli operatori e le operatrici, ma anche per i cittadini e le cittadine. Il nostro è un lavoro usurante, il nostro è un lavoro per il quale la gestione delle piazze e dell'ordine pubblico non può essere fatto da persone che dovrebbero cambiare a un certo punto per un discorso di burnout, per un discorso di età, per un discorso fisico, cambiare e andare a dedicarsi ad altro. Il reparto inquadrato risulta essere una buona soluzione affinché si possano tenere i conti della famiglia e si possano pagare anche gli affitti o i mutui onerosi. Allora, siccome la tenuta della sicurezza dipende anche dagli operatori e dalle operatrici e dal loro benessere, è importante veramente pensare a forme di tutela, per cui al di là del disegno di legge, che noi ovviamente apprezziamo, ci auguriamo che si proceda anche in altro e che il tema della tutela della questione abitativa per le forze di polizia vada anche oltre e si occupi anche di altro. Grazie. Bene, grazie dottoressa. Ci sono colleghi che vogliono fare domande? No, non ci sono. Allora dichiariamo concluse qui le nostre audizioni e quindi magari ci fermiamo un attimo come ufficio di presidenza per decidere come poi procedere nei nostri lavori. Io vi ringrazio del vostro contributo. Potete mandare note scritte, integrazioni, osservazioni, proposte emendative. Noi le prenderemo in considerazione, lo dico anche al colonnello che Arabia che è collegato e che saluto e che ringrazio. Grazie molto del vostro contributo. Sì, se le vuol lasciare magari agli uffici, facciamo fare le fotocopie per tutti. Facciamo fotocopie per tutti, se ci sono dei dati personali vengono oscurati, poi le mettiamo a disposizione di tutti. Bene, allora direi che possiamo interrompere il collegamento. Beh, io vi devo dire che sono rimasto piuttosto colpito.